Everybody's got to lose control. Everybody wants to rock and roll. Everybody loves the disco sound. Everybody dances all around. Are you okay with the USA? Are you ready to follow this way? Come and go and dig that silly Johnson. Come and... Finalmente poi posso presentare qua Simone Belli. Grazie in primis per essere venute qui, vi ringrazio per aver scelto questa tappa, se l'avete scelta. Dovete truccare un'attrice e dovete farla al meglio. Quello che io ho chiesto è di cambiare le vostre modelle. Quindi ognuno di voi truccherà un volto nuovo. Per la prima volta state conoscendo questo volto, lo scoprirete questa mattina. E io, credetemi, per quanto voi possiate odiarmi in questo momento, possiate pensare che vi sto facendo un danno, io sto stimolando di più la vostra creatività. Perché in questo modo dovrete reinterpretarvi e reinterpretare quel trucco, e soltanto in questo modo farete delle cose bellissime, credetemi, ok? In bocca al lupo a tutte! In bocca al lupo, ragazze! Ciao, mi chiamo Roberta, ho saputo di questa edizione di Estasi Makeup Talent 2 settimane fa, spinta dalla voglia e comunque anche di confrontarmi e di conoscere Simone Belli, che stimo veramente tanto. Ciao, sono Barbara, o da Terni, ma in realtà sono di Cosenza. Volevo essere messa alla prova, quindi perfetto così, ho cercato di valorizzare la mia modella come meglio potevo. Ciao, sono Ilaria e vengo da Roma. Ho saputo di questo talent e mi sono appunto buttata per iniziare, diciamo, una carriera. Tre, due, 1. Puntata sulle sopracciglia. E poi e la bocca polposa, e quindi ci stava questo colore. Io mi darei 6,5. Ho 6 o 7? Ho 6. 6. Più. 3. 2. 1. Via. Mezz'ora. Date il meglio di voi stessi, ragazzi. Ciao a tutti, mi chiamo Barbara, sono la numero 6. Vengo da Ostia, ho 25 anni e partecipo a questo talent di make-up perché credo, insomma, che la propria passione deve essere coltivata. E... Ciao a tutti, sono Ramona, vengo da Gualdo Cattaneo. Sono venuta più che mai per mettermi in gioco perché non sono una professionista. Sanremo, ho 24 anni, sono un'aspirante truccatrice, ho scoperto questo talent tramite internet, mi sono iscritta, che c'era questo giudice, sapevo che c'era Alice. Puntato a qualcosa di semplice ma d'effetto, e diciamo l'attenzione è focalizzata sugli occhi e l'importanza gliela danno le ciglia. Tre, due, uno.
Via! Via! In bocca al lupo, ragazze! Quello che io mi aspetto è che voi sappiate preparare la vostra modella affinché debba affrontare un red carpet internazionale. Sottolineiamo internazionale. E capiremo perché a fine giornata. Esatto. E rendendola perfetta, sublimando la sua bellezza, sia con le correzioni morfologiche, quindi con tutto l'accademico, ma principalmente mettendoci un vostro tocco glam di personalità, caratterizzazione e bellezza. Mi do un 6 perché sono soddisfatta, ma non troppo, del mio lavoro. Mi è piaciuto moltissimo perché non avevo mai usato questo rossetto. Elice è carinissima, simpaticissima alla mano. Simone deve essere severo. Ciao a tutti, sono Ilari Battisti, ho 24 anni. Vengo da San Cesario e sono una truccatrice professionista. Ciao, sono Eleonora, ho 23 anni e vengo da Frascati. Sono anche nata a Frascati e sono la numero 9. Sono una truccatrice professionista, ho questa grande passione. Io a lei gli do 7. Tanto so che te gli darei poco, però lei secondo me è una delle migliori. Sì, del... con quella bocca gli posso macchiare. Ciao, mi chiamo Valerio, ho 26 anni, vengo da Roma. Ho deciso di iscrivermi a questo talent e così come esperienza per crescere. Ciao, sono Federica, sono una makeup artist già di professione, mi sono diplomata presso l'Accademia di Ida Montanari, ho conosciuto da pochissimo tempo appunto la possibilità di partecipare a questo talent e ho approfittato subito di questa occasione. Sì? Sono Adelina, vengo da Romania, mi piace questo mestiere, intendo farlo, sono venuta qui per sperare di passare, per passare questa prima fase. Ciao, sono Rita, ho 26 anni e nella vita lavoro in un'azienda multinazionale e vorrei far diventare questo il mio lavoro. Sono Lorena, ho 30 anni e te faccio la truccatrice da più o meno 10 anni in vari settori dello spettacolo, dalla TV alla fotografia al teatro e... Complimenti. Ciao. Allora, descrizione del trucco. Certo, per quello che sono riuscita a fare, ho cercato di, diciamo, addolcire un po' i suoi lineamenti, perché lei è molto molto bella, però ha comunque questo viso lungo e ha dei lineamenti abbastanza marcati, diciamo. Quindi ho cercato per il mio piccolo, nel tempo che avevo, di addolcire un pochino i lineamenti senza usare dei toni
comunque abbastanza chiari, sfumando molto, usando una via di mezzo che tra un rosa e un rosso, una via di mezzo. Ci abbiamo fatto, è stata dura, perché se fosse stato per me, avrei venuto tutti a casa. Stava veramente dura. Cercato, io mi portavo veramente, ragazzi, ho cercato in tutti i modi di alzare i voti, un voto in più dal 3 al 4, dal 4 al 5, veramente. Quindi però alla fine mi ha incatenato, devo dire che abbiamo trovato il giusto compromesso. Sì, abbiamo trovato il giusto compromesso, quindi ci abbiamo le faremo fatta. Diventare bravissime, sì. E l'Academy le farà diventare le prossime make-up artist. Ma sì, ma infatti, sì. Infatti, assolutamente. Andiamo a chiamarle. Andiamo. Credo che se si voglia diventare truccatori sia importante sentirsi dire il punto di vista di una persona che lo fa da 20 anni e che ancora oggi pensa di non essere arrivato da nessun punto e che credo anche io di avere ancora molto da imparare anche da voi che oggi eravate qui. Quello che vi volevo dire è che ho visto purtroppo che siete stati molto contagiati dal web e meno da quello che è un truccatore. Non c'era una base degna di essere chiamata base. Avete addirittura su alcune modelle che avevano una pelle bellissima, le avete invecchiate. Basta. Lorena lo dice. Se questa persona io la prendo per mano e la guido, secondo me ce la può fare. Ed è Eleonora Spuglio. Eleonora. Quindi io, siccome ci ho visto una manualità che mi piaceva, delle potenzialità che secondo me potevano far qualcosa di buono, io ho deciso di pescarla. E la ragazza in questione è Ilari Battisti. L'abbiamo allora fatta apposta a metterla di là. Sì, sono emozionatissima, quindi non riesco a dire molto, però sono felicissima di tutto, insomma, dell'esperienza, della scelta, sono molto felice. Sono la riserva, sono stata scelta come riserva. Spero che qualcuno rinunci. Ho fatto, cioè, arrivati alla fine, abbiamo trovato le nostre due allieve di San Cesario e la nostra riserva, quindi... E quindi adesso speriamo che diventino due grandi professioniste e che vincano loro. Due e mezzo, perché insomma conta anche magari la mia riserva ce la farà, non lo so. Vabbè ragazzi, niente, ci vediamo a Monterotondo, perché adesso domani abbiamo i casting di Monterotondo. Ciao, domani speriamo ciao. Con un po' di voce in più. Ciao. Speriamo. Control.